Preparati. E ora? Sono pronta. È arrivato. Andate. Andiamo. Ciao, sorella. Essere felice. Sta arrivando il momento più bello di tutta la tua vita. Tieni, ora tocca a te. Vai, Dio al tuo fianco. Lascia che guidi la tua mano. Ci siamo, dai. È entrata ora. Tra poco sarà tutto finito.
Zarema. È da quando sono piccola che vivo in mezzo alla morte e alla guerra. La guerra tra Cecenia e Russia. La guerra tra la Russia e la Cecenia si colloca nell'ambito di un forte contrasto che ha sempre animato i rapporti tra questi due paesi fin dal Settecento, quando Pietro il Grande decise di andare alla conquista del Caucaso. Lungo tutto l'Ottocento i rapporti tra Russia e Cecenia sono sempre stati molto tesi. In epoca sovietica il paese conobbe, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, un periodo di maggior tranquillità. Rasa, rasa, se штурману прием. Rasa, se sto prima. Все расчеты готовы. Другая сторона. Не готовы. Mia madre è andata via di casa quando avevo un anno. Sono rimasta con mio padre, ma il nostro rapporto è sempre stato difficile. A 10 anni ho perso anche lui. Lo hanno ucciso mentre era al lavoro. Sono andata a vivere con i miei nonni, ma neanche con loro andavo d'accordo. Stare in quella casa era una sofferenza. Anche negli anni dopo la rivoluzione bolscevica del 17, i rapporti tra russi e ceceni non sono mai stati distesi. Negli anni 30 i ceceni hanno subito dure forme di repressione proprio perché frequenti erano i focolai di guerriglia nel paese contro il governo sovietico di Mosca. E nel 44 molte popolazioni del Caucaso, fra cui gli stessi ceceni, furono in massa deportati in Kazakhstan. Negli anni 60 e 70 poi i ceceni rientrati in patria riuscirono a reintegrarsi nella vita sociale e politica e per lo più il paese rimase pacificato. La svolta si è avuta quando nel dicembre del 1991 l'Unione Sovietica è crollata e la Cecenia, all'epoca guidata dal presidente della Repubblica Dudayev, ha immediatamente proclamato la propria indipendenza. Nel 1994 Yeltsin, il cui consenso stava progressivamente scemando, decise di scatenare la prima guerra cecena, convinto che un successo in questa guerra avrebbe sicuramente rafforzato il suo potere. La prima guerra ebbe queste caratteristiche: i mass media, i giornalisti entravano nel paese, l'opinione pubblica russa e internazionale seguirono attentamente sulla base dei reportage dei giornalisti quello che stava accadendo e il risultato fu pessimo per Yeltsin nel suo entourage, perché emersero gli orrori compiuti dai federali, le violenze compiute dall'esercito russo in territorio ceceno, anche quelle dei guerriglieri che combattevano contro il governo di Mosca. Ma per quanto possa apparire paradossale, la prima guerra si concluse di nuovo lasciando la Cecenia in una sorta di limbo. Nell'agosto del 1996 fu firmato un trattato che si chiamava Trattato di Assicurazione, sulla base del quale si diceva che entro il 2011 Mosca e Grozny avrebbero deciso sul futuro del paese. Thank you.
Ero solo. E proprio in quel periodo sono stata avvicinata da alcune donne che conoscevano la mia situazione familiare. Mi stavano vicino, mi davano conforto. Appartenevano ad un gruppo di wahhabiti. All'inizio mi sembrava tutto bello. Ho scoperto soltanto dopo cosa volevano veramente da me. La società cecena è una società molto religiosa, musulmana, dove però non si è mai diffuso il fondamentalismo, nessuna forma di fondamentalismo, fino al 1996. L'esperienza della guerra, le sofferenze, la povertà, lo stato di abbandono in cui viveva il paese crearono un terreno fertile per la prima volta per la diffusione del fondamentalismo islamico. Il wahhabismo è una corrente dell'Islam, una corrente precisa, una corrente legata a un'interpretazione della Sharia abbastanza integralista. È una parola che ha assunto in Cecenia un significato molto più politico che religioso. Innanzitutto in virtù del fatto che l'Islam in Cecenia non ha niente a che vedere con l'Islam del mondo arabo. È un Islam giovane, un Islam targato 800, che ha mille e una eccezione, per cui veramente non si ha la percezione che la società cecena sia intrisa di islamismo come molta parte del mondo arabo. La parola wahhabita in Cecenia è una parola che per anni ha fatto riempire di terrore chiunque avesse rapporti con appunto sedicenti o presunti o tali wahhabiti, proprio perché erano considerati vicini ai terroristi. E quando il sogno indipendentista ceceno ha lasciato lo spazio, è finito, di fatto si è esaurito e è diventato una guerriglia su cui si sono innestate motivi qaedisti, i wahhabiti sono diventati più importanti. Quelle donne, poco per volta, sono diventate la mia nuova famiglia. Ho cominciato a frequentare la casa di una di loro, Raisa. Mi leggeva testi religiosi sul martirio. Mi parlava di Dio e del paradiso. Mi raccontava delle ragazze che compivano attentati e suicidi e ammazzavano gli invasori russi. Poi mi parlava dell'uccisione di mio padre. Mi diceva che io avrei dovuto vendicare la sua morte, offrendo la mia vita come facevano le ragazze martiri. Dovevo versare il mio sangue. Io ero turbata da tutto questo e avrei voluto scappare. Ma non potevo. Non sapevo dove andare. Nessuno poteva aiutarmi. La povertà, la miseria, la guerra che c'era stata fecero proliferare non soltanto la guerriglia stessa in maniera maggiore, ma soprattutto l'infiltrazione di guerriglieri legati a gruppi fondamentalisti.
fece la sua comparsa in territorio ceceno un singolare personaggio che si chiamava Amir Khatab, legato probabilmente anche ad Al-Qaeda. Khatab si unì, cominciò a operare insieme a Basayev, che era il capo della guerriglia cecena, e insieme elaborarono il progetto di creare nella regione un grande califfato musulmano. Nell'estate del 1999, i guerriglieri ceceni comandati da Basayev cercarono di invadere il Daghestan. I daghestani si ribellarono, decidendo di rimanere all'interno della Federazione Russa, e così questo tentativo fallì. Mosca vedeva la Cecenia come un pericolo imminente. La paura era che ci fosse un effetto domino. Una volta persa la Cecenia, anche gli altri 83 soggetti federati avrebbero potuto rivendicare la propria autonomia e la propria indipendenza. Tutto ciò indusse Putin, che intanto era diventato primo ministro, a scatenare la seconda guerra cecena nell'ottobre del 1999. Будем мочить русские, короче, войска Путина на базе, который в Тихине, но не в сортир. Сортир у нас всегда, слава Богу, чисто. Con la tabula rasa che la Russia fece della Cecenia con la seconda guerra, veramente radendola al suolo, si è spento nel sangue, è stato soffocato qualsiasi aspirazione indipendentista della Cecenia, e è emerso invece la rabbia che era parte senz'altro dell'autonomismo ceceno, ma che si è poi riversata su altri luoghi, la rabbia del sopraffatto. E su questo lì c'è stato proprio l'innesto con un islamismo più integralista, e quindi con i wahhabiti. E in quegli anni i wahhabiti sono diventati sempre di più una realtà per i ceceni. Un giorno, improvvisamente, nella mia vita è apparso Hasan. Era un uomo ricco e potente. Viveva in una cittadina poco distante dal mio villaggio. Era proprietario di un'industria per la lavorazione dei metalli. Ha cominciato a corteggiarmi. Io ero imbarazzata. Non avevo mai avuto un fidanzato. Avevo solo 17 anni, lui 36. Con il tempo mi sono legata a quest'uomo. Mi sentivo amata. Non ero più sola. E poi la sua presenza mi aveva dato la forza per allontanarmi dalla Isa, dalle altre donne e dai loro discorsi di morte. La donna cecena è sempre molto sottomessa. Questa situazione raggiunge dei livelli di perversione in tempo di guerra, li ha raggiunti, e nella misura in cui le donne diventavano davvero oggetto di violenze e di sfruttamenti inimmaginabili. Per fare un esempio, alle donne in Cecenia non vengono controllati i documenti, perché sono considerate come appunto animali da cortile, gatti, cani, non si controllano i documenti a un animale. E questo poi, nel momento in cui la guerra è stata più feroce e più cruenta, ha significato violenze, ha significato spose bambine, brutalizzazioni spesso da parte di familiari e davvero disprezzo assoluto dei corpi delle donne. Poco tempo dopo, Hasan, di notte, mi ha rapita e portata via. Dalle nostre parti si usa così. Ci siamo sposati subito. 2 mesi più tardi sono rimasta incinta. Ero felice.
molto felice, ma fu un'illusione. Hasan è stato assassinato prima che nostra figlia nascesse. In Cecenia le donne non hanno una libertà di scelta di uomini, di compagni, di fidanzati. Tutto questo viene gestito dal capofamiglia, il quale a sua volta si consulta con altri membri del clan familiare. Nel periodo della guerra questa sudditanza anche delle giovani ragazze cecene ha raggiunto delle dimensioni parossistiche, per cui davvero su di loro avveniva uno scambio che era uno scambio di nuovo clanico, di nuovo di potere, ma che le vedeva spesso oggetti di violenze anche semplicemente per sancire un'alleanza con un altro gruppo, con varie fazioni di guerriglieri, per cui magari venivano davvero consegnate nelle mani di presunti mariti o che poi lo sarebbero diventati giovanissime, e questo di fatto era neanche un matrimonio ma veramente un assenso a una situazione di abuso e di violenza. Ancora una volta mi sono ritrovata da sola. 7 mesi dopo è nata la mia bambina, Rosana. Sono andata a vivere con i genitori di mio marito, ma dopo qualche settimana mi hanno detto che non potevano badare a me e a Rosana, né aiutarmi ad allevarla. Sono stata costretta a ritornare a casa dei miei nonni paterni. E lì ho fatto una sciocchezza. Ho rubato tutti gli averi delle mie zie. Ho lasciato un messaggio. Chiedevo scusa. Me ne andavo per sempre a Mosca con mia figlia. Mia nonna e le mie zie ci hanno trovato all'aeroporto. Sono stata picchiata. Mi hanno portato via la bambina e l'hanno data al fratello di mio marito. Le mie zie mi insultavano e mi maledivano che tu possa crepare, mi dissero. Allora ho pensato che l'unica cosa che mi restava da fare era morire. È stato allora che sono tornata da Raissa. Non voglio più tornare da mia nonna. L'ho derubata. Ho tentato di scappare di casa. Andarmene per sempre. Ormai per lei sono disonorata. Ho commesso troppi errori. Non mi resta che pagare offrendo la mia vita. È l'unico modo per riscattare tutte le mie vergogne. Dimostrare alla mia famiglia di valere qualcosa
e di essere capace di un gesto importante. Stai tranquilla. Vai a dormire. Domani ti faccio parlare con Rustan, mio fratello, e uno dei capi guerrieri ceceni. Lui saprà dirti cosa devi fare. La cosa che più mi faceva soffrire era che non avrei rivisto mai più la mia bambina. Ma ormai non c'era altra soluzione. Per di più, il fratello di mio marito aveva avviato le pratiche per avere mia figlia in affidamento. L'avrei persa per sempre. Le vedove nere sono delle donne mandate a morire e che in questo essere mandate a morire uccidono. Dunque si tratta di persone a cui senz'altro va attribuita una coscienza dell'uccidere, ma che di fatto hanno subito una violenza così brutale da ridurre il loro dato di volontarietà. Quindi sono due volte oggetto di violenza, nel momento in cui creano violenza uccidendo, ma nel momento in cui arrivano all'attentato, cioè dopo aver subito un addestramento brutale e prima dell'addestramento, dopo aver avuto una vita segnata da lutti e dolori e radici strappate. Вот лежит, это мой дядя Ахмед Абулханов, это моя тетя Зина. Ну что вы все делаете, равно. Ребята? Мы вас так ждали этот день, но они все равно как звери. Sono donne molto giovani, sono donne che provengono da famiglie che sono state devastate dalla violenza della guerra, per cui o sorelle o cugine di Mujahideen, o giovani vedove o anche giovanissime madri a cui i figli erano stati sottratti o uccisi. Di fatto sono delle donne per cui è meglio morire che vivere. Nel momento in cui, in questo stato di estrema prostrazione e solitudine, vengono individuate e raccolte da terroristi, guerriglieri, ribelli, ecco, paradossalmente si sentono di nuovo riconosciute e di nuovo sembra che possano avere una chance. Che poi questa sia di fatto di morte è una conseguenza che in quel momento a loro stesse non è dato di prevedere. Fu così che arrivò il giorno dell'attentato a Mosdok, un paese dell'Ossetia del Nord, dove c'era una caserma di militari russi. Preparati. Siamo arrivati? Sì, quella è la fermata. Devi prendere l'autobus che porta alla caserma. Passerà fra pochi minuti. Quando aziono la bomba? Dopo che sei salita, quando l'autista riparte. È semplice. Thank you.
Mi era mancato il coraggio di salire su quell'autobus e compiere il mio gesto. Oltre ai militari russi, quante persone innocenti sarebbero morte? Tremavo dalla paura. Non sapevo cosa raccontare a Rustam. Mi sono seduta per terra e sono rimasta lì per quasi un'ora. Avevo la testa confusa e cominciavo a sentirmi male. Ho telefonato a Rustam e ho inventato una scusa. Rustam, l'autobus non è passato. Mi venne una febbre altissima. Poco dopo, Rustam è passato a prendermi per riportarmi a casa. Invece, andammo all'ospedale. Fui ricoverata. Ci sono rimasta per oltre un mese. Rustam veniva spesso a farmi visita ed era sempre gentile con me. Mi ero quasi convinta che non sarei più stata costretta a morire suicida. Sbagliavo. La seconda guerra cecena ha avuto caratteristiche diversissime dalla prima. Putin ha blindato il paese, le organizzazioni umanitarie non potevano più entrare in territorio ceceno, i giornalisti non potevano più viaggiare e quindi fare i loro reportage, l'FSB, cioè i servizi di sicurezza russi, controllavano qualsiasi straniero o anche russo volesse entrare nel paese. Questa guerra è durata dal 1999 fino a circa il 2003-2004 e ha visto i guerriglieri, ma anche i federali russi, coinvolti in stupri, stermini di interi villaggi, fucilazioni sommarie, violenze contro i bambini. La Cecenia ha conosciuto durante questa seconda guerra un livello di violenza di straordinaria intensità. Ufficialmente la seconda guerra cecena si è chiusa nel aprile del 2009, quando il nuovo presidente russo Medvedev ha annunciato la fine della cosiddetta operazione antiterrorismo in Cecenia, così l'hanno sempre chiamata i russi. La pratica dei rapimenti di ragazze è una pratica che caratterizza sia la Cecenia degli anni veri della guerra, sia attualmente il Nord Caucaso, in particolare il Dagestan e l'Inguscezia. L'irruzione avviene per lo più di notte o all'alba, quando le persone dormono, si entra nelle case, si rompe, si sceglie chi c'è da prendere e si porta via. Esiste una differenza fra il rapimento di ragazzi e il rapimento di ragazze. Il rapimento dei ragazzi è un rapimento finalizzato a identificare dei presunti guerriglieri e quindi, nel caso della Cecenia di adesso, eliminarli o metterli in galera o a farli scomparire per lo più. Per quanto riguarda invece il rapimento delle ragazze da parte della guerriglia, da parte di chi le vuole arruolare in operazioni terroristiche, si tratta davvero di un'irruzione violenta che sceglie le sue prede in base soprattutto all'età. Quindi più sono giovani, più sono piccole, più vanno bene. Putin
tra il 1996 e il 2004 ci sono stati svariati attentati terroristici compiuti da guerriglieri ceceni contro la Russia e in Russia. Tra questi i più noti, anche per le dimensioni e per il modo in cui si sono svolti, sono soprattutto tre: l'attentato al teatro Na Dubrovke a Mosca nel 2002, l'attentato di Beslan nel 2004 e sempre poi nel 2004 l'attentato all'aerodromo di Mosca. Si può distinguere una prima fase di Vedove Nere e una seconda, e cronologicamente la prima arriva fino a Beslan e la seconda dopo Beslan. A Beslan c'erano ancora delle donne, ma soprattutto ce ne sono state prima. Ce ne sono state prima al teatro della Dubrovka, ce ne sono state prima negli attentati di Mosca precedenti e la seconda guerra cecena. E quindi quella prima fase è una fase che era veramente figlia della grande disperazione cecena, della grande povertà di Grozny e della grande devastazione a cui Grozny e tutta la Cecenia era stata sottoposta. La seconda fase corrisponde invece a una Cecenia, per così dire, risanata, nel senso di tenuta sotto il brutale tallone di Kadyrov, che ha riordinato per dei versi la struttura sociale, l'ha resa più ricca, ma non ha evitato che smettessero le violenze. Le violenze sono continuate, ma si sono trasferite su territori limitrofi, in territori come il Daghestan, l'Ossetia del Sud, la Kabardino-Balkaria, l'Inguscezia. Si sta creando in questo momento, in questa fase, un'alleanza pericolosissima con altre piste del fondamentalismo che provengono dall'Arabia Saudita, dal Pakistan, e questi addestratori sono davvero molto più determinati a imprimere una svolta integralista all'attuale guerriglia. Zarema, domani partiamo per Mosca. Perché partiamo? Devi concludere quello che hai iniziato. O credi che io non ricordo perché ci hai cercati? Hanno portato a Толстопальцево, vicino Mosca. Lì ho ricominciato a prepararmi alla mia missione di morte. Per alcuni mesi ho vissuto isolata dal resto del mondo, immersa nella lettura di libri che inneggiavano il martirio. L'unica cosa che mi distraeva da quella realtà era il pensiero di Rosana, mia figlia. Era tanto tempo che non la vedevo. L'ultima volta che sono andata a trovarla stava con le sorelle di mio marito. Sorrideva e mi diceva: «Mamma, quante belle cose mi hanno regalato le zie!» Mi si stringeva il cuore. Lei era la mia bambina, la mia creatura, ma non potevo tenerla con me.
Poi un giorno in quella casa sono arrivate due ragazze. Erano più o meno mie coetanee. Anche loro, come me, avevano i giorni contati. Ciao. Io mi chiamo Zulihan. Lei è Zinaida. Ciao. Ciao. Perché siete qui? Tra una settimana si compie il nostro destino. E la nostra gloria eterna. Ma di cosa parlate? A Tushino, al Festival Rock. E tu? Io. Io a Mosca. Ma non so ancora quando. Zinaida e Zulihan si fecero esplodere in mezzo alla folla, in coda per entrare ad un concerto rock, all'aerodromo Tushino di Mosca. Morirono insieme ad altre 14 persone. Ci furono più di 50 feriti. Ora toccava a me. Zarema, ascoltami bene. Domani sarà il grande giorno che aspetti da tanto tempo. Guardami. Non puoi più sbagliare adesso. Mi capisci? Eh? Mi stai ascoltando? Sì, ti sto ascoltando. Bene. Metti questi. Siediti. Lì, per terra. Tieni, quando io ti dico leggi. Inizia. Io, Zarema, dico che finalmente posso dimostrare al mondo di cosa sono capace. Per il mio popolo e per la mia famiglia. In nome di Dio. E della pace. Brava. Adesso tutti sapranno che ti sei comportata da patriota. Così anche altri potranno seguire il tuo esempio, senza timore. E la tua famiglia saprà che sei una donna giusta. Tu non sarai più qui, ma il tuo testamento parlerà per te. La sola cosa che mi interessava era che mia nonna e le mie zie vedessero quel video. E anche il fratello di mio marito. Tutti dovevano sapere che ero un'eroina e che le mie colpe erano state purificate dal sangue. Con questo pensiero ho trascorso la serata. Ho cucinato per Rustan e Raisa, poi ho lavato i miei abiti e dopo ho pregato. Quindi ho preso della valeriana e sono andato a dormire. Il giorno dopo mi sono alzata molto presto. Ho recitato di nuovo le preghiere e ho stirato tutti i miei abiti. Poi mi hanno portata in auto al Mon Café di Mosca. Thank you.
Ehi, scusa, non ti senti bene? Hai bisogno di aiuto? Vieni, andiamo via! Andiamo via! C'è una bomba! C'è una bomba! Andiamo! Andiamo! Un artificiere portò lo zaino fuori dal bar e un suo collega provò a disinnescare la bomba con un robot, ma non ci fu niente da fare. L'uomo saltò in aria. Per me fu la fine. Sei mesi dopo è iniziato il processo. Fui trasformato in un mostro assassino. Il tribunale mi ha condannato a 20 anni di prigione per atti di terrorismo. Tornerò a essere una donna libera nel 2023, quando avrò 42 anni. Quando sono scese dall'auto, in quella strada affollata della città, con l'ordigno dentro lo zaino, mi sono guardata intorno. E intorno avevo solo persone normali, che vivono la vita, quella di tutti i giorni, senza guerra, senza violenza. In Cecenia nessuno sa cosa vuol dire vivere in pace. Solo allora ho capito. Io voglio che nessuno muoia per mano mia. Io non sapevo che la vita potesse essere così bella, tranquilla. Entrare in un negozio, comprare un vestito. Io non ho mai avuto vestiti così eleganti. Nessuno in Cecenia ha mai posseduto vestiti così. Ma chi si farebbe saltare in aria se sapesse cos'è la pace? Cos'è una vita normale? Ora io vivo con un solo desiderio: rivedere mia figlia. Tutte le notti la sogno. Raisa e Rustan mi avevano promesso che una volta alla settimana potevo tornare sulla terra per abbracciare la mia bambina. Io gli avevo creduto, ma ora? Ora no. Non li credo più. Come fanno a essere sicuri se loro non sono mai stati nell'aldilà? No.
La sola cosa di cui sono sicura è che se voglio sperare di vedere ancora mia figlia, abbracciarla e tenerla con me, devo farlo qui, sulla terra, da viva e senza uccidere nessuno. Senza uccidere nessuno.